grafiche digitali e i loro yen. Lo conosciamo grazie al cinema di Ozu, Kurosawa e ora Kitano, e perché spesso ci arrendiamo agli stereotipi, cartoni animati, manga, pachinko, la frenesia per la tecnologia. Sono venuto a Tokyo con due suggestioni, no? Una è la suggestione del Giappone tradizionale, perché mi sono sempre interessato di buddismo, di arte orientale, quindi c'è questo aspetto, insomma, della tradizione culturale giapponese. L'altra invece è un po' lost in translation, cioè questa idea che invece il Giappone oggi sia un paese molto alienante, molto massificato. Vagando per l'immensa Tokyo, ci sembra lontano il ricordo di una cultura rurale, come spazzata via o nascosta tra i grattacieli e le insegne colorate. Percepiamo il naturale rifiuto per la memoria. Questa è una città che forse ha subito troppe distruzioni per rimanere ancorata all'antico. Se come accade ai protagonisti di Sofia Coppola in Lost in Translation, è facile anche venirne destabilizzati. Decidiamo così di visitare il Park Hyatt, l'albergo dove girarono il film, dominato dalla torre di Kenzo Tang. E questa volta il pesce crudo ci viene servito al 52esimo piano. Al quinto giorno, ciò che all'inizio ci appariva estraniante e paradossale comincia ad avere dei tratti delineati. Il lato spirituale di Tokyo sembra non contrastare più con la modernità e l'edonismo che ci avvolge. Per la prima volta non ci sentiamo fuori fuoco. Iniziamo a partecipare ai ritmi, a capire i tempi, ad apprezzare quel senso di disciplina che con naturalezza si sovrappone al caos di una città di 30 milioni di abitanti. E a guardarci bene, camminando senza farci rapire dagli altissimi palazzi, ma abbassando di poco lo sguardo, il Giappone, quello delle pagode, della sobria eleganza, del silenzio e della discrezione, ci appare in tutta la sua semplicità. Una donna vestita in kimono passeggia tra le lussuose strade di Ginza e una nuova amica giapponese conserva ancora l'arte degli origami. Can't anybody see? Si dice che tutte le strade portano a Roma. Ai protagonisti di questa storia è andata proprio così. Più precisamente, le loro strade si sono incontrate in un posto speciale di Roma. Piazza Vittorio, Rione Spinelli. Il pubblico rimane colpito e stupito dalla storia raccontata da Agostino Ferrente, da quella nuova società multirazziale romana ed italiana in genere, un fenomeno che la capitale giapponese